una interessante iniziativa, quella che viene messa su dalla compagnia amatoriale Teatro Stabile Assai, costituita da Antonio Turco, operatore penitenziario nella casa di reclusione di Re Bibbia, un vero e proprio parterre talentuoso, dobbiamo dire, costituito da operatori penitenziari, da detenuti, da persone che sono semilibere. E un'iniziativa che Nocera Inferiore oggi, in occasione del periodo pasquale, saluta felicemente per sposare il progetto di solidarietà contro la poliomielite. Antonio Turco è sempre in prima battuta, ovviamente, e lo seguiamo un attimino dietro le scene per capire qualcosa in più su questo mondo della detenzione che calca le scene. Antonio, buongiorno. Come è venuta fuori questa iniziativa della teatralità da poter portare dentro le sbarre? L'idea del teatro nasce in realtà molto prima dell'ordinamento penitenziario. Il mondo dove il teatro ha avuto un senso con un'idea educativa e pedagogica e ovviamente tesa verso il recupero della persona detenuta, favorendo lo spazio di creatività che è dentro ogni singola persona, è il minorile, è il mondo minorile che ospita i primi spettacoli teatrali anche portati all'esterno delle carceri. Io ho cominciato a lavorare a Re Bibbia a reclusione nel 1979, vengo dall'esperienza minorile e ho portato dentro le carceri italiane l'idea che quella che è stata una positiva e grande esperienza operativa potesse essere riproposta, e i risultati ci danno decisamente ragione. Mi preme dire che l'organizzazione dello spettacolo di stasera, che tutta dovuta alla disponibilità di Raffaele De Santis. Vediamo il presidente. Sì, del club rotariano Apud Montem di Nocera Inferiore. Esattamente, che quindi grazie alla sua sensibilità questa iniziativa è stata realizzata. Questa iniziativa di stasera chiude la giornata mondiale del teatro, che in Italia è stata valorizzata dalla seconda esperienza nazionale dei teatri in carcere. Noi che siamo una compagnia che soprattutto si esprime fuori dal carcere, abbiamo portato a Brescia lo scorso settimana uno spettacolo dedicato alla strage di Portella del Ginestre con un ampio consenso di critica e di pubblico. Venerdì all'interno dell'istituto abbiamo fatto una prova aperta per uno spettacolo che stiamo ridefinendo con alla presenza anche di 14 detenute del carcere femminile di Re Bibbia. Oggi si conclude questo trittico di nostre esperienze con questa presentazione di uno spettacolo per noi, a noi molto caro, che è Rifiuti solidi, rifiuti urbani, che narra e soprattutto si incentra sulla grande difficoltà che hanno i detenuti nella situazione post-detentiva. Quindi è una difficoltà di inserimento, perché esistono ovviamente delle resistenze mentali, psicologiche nell'accoglierli, ecco, nell'includerli nel connettivo sociale. Esatto, è proprio come tu dici, questo è il tema centrale dello spettacolo, questo è il tema centrale che oggi stiamo avvertendo nel mondo della detenzione. Non bastano gli sforzi che si fanno all'interno del carcerario, serve soprattutto una grande disponibilità da parte della società civile, perché il tema forte è quello della inclusione. L'inclusione non può essere attivata se non con una grande disponibilità della collettività. Ecco, questo è il tema che in qualche modo viene sviluppato all'interno dello spettacolo. E, se mi consenti un'ultima cosa, l'ultima parte dello spettacolo è dedicata in particolare a un tema a noi molto caro, ma che credo sia molto caro a tutto il Sud, che è quello del brigantaggio, perché pochi sanno che i primi detenuti italiani sono stati i briganti. Giovanni Alcuri, Cesare deve morire, un big chiaramente della compagnia Stabile Assai della casa circondariale di Re Bibbia, ma Giovanni Alcuri non è solo per questo oggi qui dietro le quinte con noi, ma ormai la sua popolarità mediatica, possiamo anche dire che da un bel pezzo ha superato i meri confini campanilistici, ma probabilmente anche quelli proprio nazionali. Giovanni, questa passione da dove nasce? Beh, la passione viene da molto tempo, non soltanto da quando sono stato detenuto, che ho trascorso un periodo di detenzione a Re Bibbia, ma da prima. Io ero sempre appassionato di teatro come spettatore,
Poi sono entrato nella compagnia del carcere e uscendo, terminando diciamo di pagare il debito con la giustizia, sono entrato nella compagnia di Antonio Turco, della quale sono molto orgoglioso di partecipare a tutti gli spettacoli, perché ha dei fini molto importanti, cioè si tratta di temi attuali e si cerca proprio di trovare persone che vogliono recuperare la loro vita uscendo da certi schemi precedenti, quindi attraverso il teatro, attraverso la cultura, poter riabbracciare una vita diversa. Quindi è molto molto lodevole tutto quello che si sta facendo anche attraverso la compagnia, perché ho visto molti ragazzi che attraverso il teatro hanno cambiato letteralmente il loro modo di vivere. Ecco, diciamo che addirittura qualcuno l'ha spinta ad andare oltre, per cui è stata candidata addirittura a dei premi di un certo rilievo e di un certo prestigio, per esempio? Abbiamo vinto Davide Donatello, Orso d'Oro a Berlino, candidati all'Oscar per l'Italia a Los Angeles, poi purtroppo non siamo entrati nella Rosa dei Cinque, però insomma abbiamo avuto un percorso eclatante, ci volevano veramente i detenuti per far ritornare l'Orso d'Oro in Italia dopo tanti anni, quindi è stata un'esperienza molto bella che non ha nulla a che vedere col teatro, perché il cinema è tutta un'altra cosa, però è stata un'esperienza molto interessante che mi ha arricchito anche a livello umano oltretutto. Rifiuti solidi, rifiuti urbani, un titolo provocatorio, un messaggio chiaramente per la società contemporanea spesso indifferente nei confronti di coloro che hanno saldato il debito con la giustizia e che non chiedono altro che di poter ricominciare. Esatto, io ritengo che il messaggio centrale potrebbe essere solo questo, che a chiunque deve essere data la possibilità di avere un'altra chance nella vita, anche se ha fatto degli errori in passato, perché molte persone hanno fatto degli errori e quindi bisogna dargli questa possibilità. Quindi la popolazione, l'opinione pubblica deve essere perlomeno incentivata ad accettare questa situazione. Chi ha pagato è giusto che debba rientrare, perché sennò diventa un dimenticatoio di esseri umani il carcere, non un luogo dove si può redimere la persona e cercare di cambiare. Questo bisognerebbe fare e dovrebbe essere così. Siamo con il presidente del club rotariano Apud Montem di Nocera Inferiore, il dottore Raffaele De Santis, che ci ha raggiunti, d'altronde non poteva essere diversamente. Dottor De Santis, un'altra iniziativa rotariana che si muove nel segno della solidarietà e della legalità, questa con la casa di reclusione di Re Bibbia. Certo, parlare di contemporaneamente di reclusione, parlare di solidarietà, di riabilitazione, di un percorso è una cosa molto bella, ma poi coniugarla con un progetto che è mondiale, non è solamente legato alla nostra Italia, cioè quello della vaccinazione dei bambini nel mondo contro la poliomielite, per cui siamo quasi arrivati al 95%, credo che sia quasi un fatto di orgoglio, non solo personale, non solo nocerino, ma a questo punto anche italiano. Permettetemi di ringraziare la città di Nocera, che ha accolto questa compagnia e la accoglie per questa manifestazione di questa serata. Infatti c'è il patrocinio dell'amministrazione comunale capeggiata da Manlio Torquato. Certamente, il quale gentilmente ci ha dato la possibilità di avere il teatro e di poter quindi devolvere questi soldi che noi raccogliamo stasera per queste due azioni umanitarie contemporaneamente, una per la nostra Italia e una per il mondo intero. I Rotari, anche attraverso le Domeniche della Salute, hanno già dimostrato una spiccata attenzione al territorio ed una valenza non indifferente anche alle problematiche afferenti all'immigrazione e all'inclusione dello straniero nella nostra società. Infatti noi abbiamo moltissimi che sono gli stranieri qui, che purtroppo sono un ambiente, sono persone che sono in effetti un po' desiderate dal mondo. Noi abbiamo tradotto il nostro manifesto in quattro lingue, in arabo, in portoghese, in ucraino e credo l'ultima lingua fosse lo spagnolo, in modo tale da consentire a persone di etnie diverse di poter afferire ai nostri ambulatori, che erano completamente gratuiti. Tenete presente che è l'importanza di questa penetrazione nel nostro territorio, ci consente a questo punto di avere meno persone derelitte e quindi di avere meno, tra virgolette, persone che sono ai margini della nostra società.
Dottore, ma abbiamo visto che lei ha portato una chicca proprio in ceramica qui, che rappresenta ovviamente, in alto c'è il simbolo rotariano, poi c'è un volto di donna. Che cos'è? Ce lo vuole commentare lei? Ma si vede che qualche opera, certamente non una crosta, ma parliamo di una vera e propria opera d'arte. Fatta in 10 pezzi da Maria Scotti, che è un'artista salernitana, una ceramista salernitana, una mia amica, se mi consentite, che io ringrazio pubblicamente, perché ha rappresentato il didramma di Nocera. Il didramma è una moneta che veniva qui battuta nella nostra zona. Tecnicamente, quindi praticamente, noi eravamo una città forte, eravamo una città volenterosa, una città ricca. Siamo purtroppo nel tempo diventati un po' più poveri, un po' meno danarosi e così via dicendo. Cerchiamo di arrivare di nuovo negli stessi parametri di una volta. Una nocera o due nocere, dottor De Santi? Altro tema che adesso affronteremo piano piano. Noi crediamo nella nocera unica, vorremmo addirittura arrivare nella città dell'Acro. Il nostro club è un club trasversale, non siamo politici, ma non siamo partitici, ma siamo politici. Non siamo cristiani, ma siamo anche laici e contemporaneamente abbracciamo tutte le religioni. Per cui siamo tutti istituti sociali e fortemente noi vogliamo che le due nocere si uniscono e diano una città più forte, anche allargata ai confini oltre quelle due città. Bene, dottor De Santis, purtroppo il suo mandato annuale scadrà tra qualche mese. Noi le auguriamo ovviamente di essere al più presto governatore, perché crediamo che davvero il club possa avvalersi sempre ulteriormente di persone così sensibili e così professionali per porgere continue gocce di solidarietà al nostro tempo. Salvo Buccafusca, anche lei qui nella compagnia del Teatro Stabile Assai, anche se la sua attività è quella imprenditoriale. Questa passione del teatro come è venuta fuori? La passione del teatro, per quanto mi riguarda, è antica nel tempo, voglio dire. Io ho fatto la scuola d'arte drammatica con Enrico Mare Salerno quando avevo 30 anni, adesso sono 60, per cui me la sono portata come una cosa mia personale. Poi l'ho trasferita con la compagnia Stabile Assai, e ancora prima con i Liberi Artisti Associati, con i quali facevamo il film italiani, poi con Antonio, che fa la compagnia Stabile Assai, che giriamo in Italia. Ma io ci tengo a dire una cosa importantissima, che al di là della bravura o meno degli attori e dei testi che scriviamo noi, per la maggior parte, il messaggio che la compagnia Stabile Assai porta in giro per l'Italia è uno e uno soltanto, è che a tutti nella vita deve essere offerta la possibilità di ricredersi, magari di scendere da un treno sbagliato in cui si è salito, e a tutti deve essere offerta la possibilità di farsi una vita, diciamo, progettuale diversa.